settimana stiamo allenando benissimo, siamo concentrati, ci stiamo allenando sempre al massimo, come siamo facendo all'inizio dell'anno e sappiamo che ci aspetta una partita difficile, perché comunque Rieti, se non sbaglio, viene anche da 7 vittorie su 8 partite nell'ultimo periodo. E sarei bugiardo a dire che comunque la partita di Trapani bruciava ancora questa settimana, proprio cercando di rimuoverla. E ora siamo concentratissimi per questa partita dove ci aspetta un momento difficile, ma soprattutto ci dovrebbe essere anche tanta gente, quindi speriamo anche di un bellissimo spettacolo per questo. Ah, come ci giochiamo con l'allenatore, io devo guardare partita dopo partita, cercare di vincere più partite possibile e naturalmente abbiamo come obiettivo i playoff, però il risultato è sempre fare una partita dopo l'altra e ogni domenica cercare di vincere quella partita. Ma sicuro è una squadra, come hai detto tu all'andata, siamo sotto di 20, come sempre. Con la forza del gruppo siamo riusciti comunque a rimetterla su una bella partita. Abbiamo sbagliato un tiro che ci portava al pareggio, purtroppo, e poi abbiamo perso. Naturalmente sarà una partita in casa, dovremmo fare sempre la nostra partita sulla base della difesa e del ritmo. Naturalmente ci aspettiamo una squadra che comunque corre come noi, quindi non sarà una partita dove loro proveranno a fermarci il nostro ritmo. Quindi sarà una partita molto combattuta, che si deciderà secondo me tutti sui minuti finali.